Salve a tutti e benvenuti nel canale di Pensioni e Aggiornamenti. In questo video parliamo dei prestiti ai pensionati IMSS. Sono infatti in arrivo due nuovi strumenti. Vediamo tutti i dettagli in questo video. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente tutto gratuito. L'IMSS nelle ultime ore ha comunicato alcune novità che riguardano nello specifico i finanziamenti erogati da parte di banche o società finanziarie ai pensionati che vengono rimborsati attraverso la cessione di quote fino al quinto della pensione. L'IMSS infatti ha previsto nuovi servizi telematici direttamente nell'area MyIMSS e reso più sicure le procedure che già esistevano. Lo ha comunicato attraverso il messaggio numero 1526 del 13 aprile 2021. La prima funzione che è stata introdotta per i prestiti ai pensionati è la visualizzazione e il download. Con questa procedura è possibile scaricare l'atto recante i dati del contratto di finanziamento sottoscritto e il relativo piano di ammortamento durante la consultazione del proprio cedolino della pensione direttamente sul sito dell'IMSS. Nella stessa sezione dell'area personale sono disponibili anche informazioni sulle eventuali cessioni pregresse e l'importo aggiornato della quota di pensione cedibile. L'altra importante funzione introdotta nell'area personale MyIMSS che permette di accelerare le pratiche è quella dell'inserimento di un codice QR code, ovvero un codice a risposta rapida sul documento che attesta la cedibilità della pensione. Nello specifico si tratta di un codice a barre che, una volta inquadrato con la fotocamera di un cellulare o di un tablet e con un'apposita applicazione, permetterà ai pensionati e agli operatori finanziari preventivamente autorizzati di accedere alla versione digitale dei dati presenti nei sistemi informativi dell'IMSS. Il QR code collega in maniera univoca tutte le informazioni presenti negli archivi informatici dell'IMSS e quelle contenute nel documento cartaceo o digitale, garantendo in tal modo l'autenticità e quindi togliendo dubbi su eventuali contraffazioni. Si tratta di uno strumento sicuramente importante che quindi assicura la certezza dei dati e contribuisce in maniera importante ad evitare che il pensionato o lo stesso operatore finanziario cadano in truffe. E anche per oggi è tutto, se non l'avete già fatto vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti.